Si può dire che il Natale a Pagani sia ufficialmente cominciato? Il Natale è vivo a Pagani, è vivo qui in Piazza Sant'Alfonso. Abbiamo voluto realizzare, grazie all'opera del maestro Paolo Paolillo, questa bellissima struttura che non è da meno di quella di grandi altre piazze più famose. Io ritengo che il Natale deve essere l'emblema della nostra città, perché ecco, con il Tu scendi dalle stelle, che è conosciuto in tutto il mondo, noi non possiamo non aggrapparci a questo grande, in questi grandi versi fatti dal nostro grande Sant'Alfonso, e insieme ai Redentoristi vogliamo costruire il percorso per veder risorgere la nostra città. Grande emozione soprattutto per la presentazione di questo presepe, un qualcosa di nuovo che forse non si era mai visto qui nella città di Pagani. È stato uno dei miei grandi sogni vedere realizzato questo presepe, veramente rappresenta l'umiltà e la semplicità di San Francesco. Poi per me l'avvento è una cosa meravigliosa, cioè è bellissimo, quindi vedere qui anche tutte queste persone, e poi Tu scendi dalle stelle. Abbiamo detto tutto, non aggiungo altro. Mi piacerebbe tanto che Pagani diventasse la città del Natale. Ci sarà tutto il nostro impegno, tutta la parte dell'amministrazione. Il nostro sodalizio per il secondo anno consecutivo si rende promotore del grande albero di Natale in Piazza Auditorium. Sì, quest'anno ci tenevamo in modo particolare, dopo il primo anno continuiamo sulle scelte dell'anno scorso chiamando l'albero Paganino, come venne battezzato da un gruppo di cittadini attivi l'anno scorso che ci supportò quando un gruppo di cittadini attaccò il nostro impegno. Ricordo che l'anno scorso eravamo costituiti da appena 5 mesi e con tanta voglia riuscimmo già a realizzare il nostro primo albero, un albero vero, un pino vero. Quest'anno l'albero Paganino è per noi un sinonimo di crescita, di miglioramento, come ogni nostra attività, come il nostro percorso da un anno e mezzo a questa parte. E quindi, che dire, sono davvero emozionato questa sera a vederlo qui illuminato, realizzato da noi, e va bene così. Voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato, l'amministrazione comunale, il sindaco Salvatore Bottone, tutta la giunta comunale, la consigliera Capossella mi merita un ringraziamento speciale, ha voluto regalare, donare a noi la stella così luminosa che c'è in cima all'albero, e poi la ditta che ha costruito la struttura, Art Fair 2003 di Mostacciuolo Sebastiano, tutti i ragazzi dell'associazione Corru, che solo grazie all'impegno di tutti che riusciamo ad ottenere risultati come quello di stasera. Poi tutti i dipendenti comunali che da 2 giorni stanno lavorando insieme a noi, quindi veramente un ringraziamento a tutti, e che dire, viviamo questo Natale qui a Pagani, Paganino è di tutti i paganesi. Da
capitale che si preannuncia diverso rispetto al passato. Oggi è stata una giornata ricca di eventi, quasi una tradizione possiamo già definirla. Il secondo anno, l'anno scorso i ragazzi iniziarono con un albero messo in piazza e in questo progetto abbiamo creduto e insieme all'associazione Coru abbiamo realizzato questo albero, a dimostrazione che la sinergia tra le forze positive del territorio, specialmente i giovanissimi come i ragazzi dell'associazione Coru, può permettere la realizzazione di grandi cose che devono rappresentare un esempio positivo per la città, non solo per l'albero quanto per il messaggio che da qui parte, dalla piazza, il messaggio affinché la nostra Pagani possa essere vissuta così come merita da tutti quanti noi. Quindi un grazie va ai ragazzi, a quanti credono ancora nella città e a quanti fanno sì che tutti questi progetti possano essere realizzati. Li ringrazio per aver collaborato con noi e mi auguro ci saranno tante altre bellissime iniziative insieme a loro. C'è un lunghissimo calendario fino al 6 gennaio. È appena iniziato, non finisce qui, c'è un lunghissimo calendario, infatti fino al 6 gennaio c'è la sfilata dei pastori, ci sarà un presepe, il borgo, c'è la notte bianca, c'è il capodanno, il primo in piazza, tantissimi eventi che ci permetteranno di vivere la città in ogni angolo, da Piazza Corpo di Cristo, passando per la villa che ormai è riscoperta da tutti perché con un'opera di riqualificazione, giungendo fino a Piazza Sant'Alfonso, facendo magari fermandosi davanti al presepe intitolato proprio a quando nascette Ninno, quindi per ricordare il nostro Sant'Alfonso, e arrivando alla foto sotto all'albero, immaginandolo quindi come un simbolo per la nostra città. Questa sera tre eventi straordinari che tendono un po' a riassumere, a fare un'introduzione a quello che è il ricco cartellone di Pagani sotto le stelle alla sua seconda edizione. Quest'anno il secondo cartellone ha un significato fondamentale per noi paganisti, perché quest'anno si è capito che facendo rete, collegamento tra quelle che può essere l'amministrazione, i commercianti, i cittadini di Pagani, si possono realizzare grandi eventi e quindi tutto è possibile. Ne abbiamo avuto prova già nelle serate precedenti, tra i mercatini, la serata di stasera, e ci rendiamo conto che più passano i giorni, più la strada, più il paese è popolato, vengono persone, stanno venendo da Angri, Nocera, e questo non mi fa sorridere, mi fa star bene, perché abbiamo dimostrato che facendo, collaborando tutte le istituzioni, dal cittadino a quello che poi è l'amministratore, è questo il risultato che si può avere. Tengo a ribadire ai cittadini: uscite, viviamo Pagani, viviamo, facciamo rivivere Pagani per quello che erano i vecchi splendori che ci caratterizzavano, facciamo rivivere Corso Ettore Padovano, la villa, via Marconi, perché Pagani e i paganesi sono persone fantastiche, persone che dobbiamo avere di nuovo il senso della comunità, perché solo così potremmo riavere la Pagani di una volta.